Ciao ragazzi, come seconda video lezione di storia di questa settimana ci interessiamo alla guerra fredda, all'inizio diciamo di vero e proprio della guerra fredda, vedendo gli anni 50 e i primissimi anni 60. Che cosa è successo? Se vi ricordate, avevamo finito appunto con ormai alla fine degli anni 40, con ormai un'inevitabile divisione netta tra quelli che erano i paesi guidati dalla Russia e quelli guidati invece dagli Stati Uniti. Tra il 53 e il 60, negli Stati Uniti, infatti, governa Eisenhower, che è ex generale, ha combattuto la seconda guerra mondiale, fortemente nemico dei partiti comunisti. Ha fatto sì che gli Stati Uniti avessero sicuramente una grande competitività dal punto di vista economico, ma ha monopolizzato le industrie da una parte e dall'altra ha reso ancora più netto il divario tra ricchi e poveri. E negli anni 60 comincerà la cosiddetta distensione tra i due blocchi. Infatti, il primo periodo, diciamo subito dopo la guerra, questa suddivisione netta che voi vedete nella cartina, divisa tra paesi che erano sotto la sfera degli Stati Uniti, quelli blu, e sotto la sfera della Russia, quelli rossi, e aveva portato sicuramente il terrore dello scoppio di una terza guerra mondiale. Ecco, negli anni 60 si arriverà a una cosiddetta distensione, cioè non ci saranno più degli attacchi frontali, come era stato nella prima parte del dopoguerra, ma si comincerà una guerra a suoni, diciamo, di armi nucleari, col pericolo dello scoppio della guerra, perché entrambe le due potenze cercavano di armarsi con la bomba H e la bomba B, e dall'altra anche con la corsa allo spazio. È proprio alla fine degli anni 50 che comincia da parte di entrambe le grandi potenze di cercare di fare per primi il giro della Terra o per arrivare alla Luna. Sarà una lotta continua. La situazione in questo periodo, vi dicevo, è caratterizzata dalla distensione, ma vedremo che poi sarà una distensione più forse di nome che di fatto. Vedremo poi dei fatti che caratterizzeranno questo periodo. Sicuramente un maggiore dialogo tra le parti è dovuto dagli uomini che vedete qui in foto. Partiamo dai due estremi. John Fitzgerald Kennedy, che sicuramente avrete riconosciuto alla mia sinistra, alla mia destra invece Nikita Sergei Khrushchev. Allora, Khrushchev sostituisce Stalin come capo del governo in Russia, governerà fino agli anni 70 più o meno. Kennedy diventerà presidente appena quarantenne, giovanissimo, nel 1960, ma verrà ucciso a Dallas 3 anni dopo, quindi non avrà neanche il tempo di portare i grandi cambiamenti che aveva lui previsto. Kennedy si era rappresentato contro Nixon come il grande riformatore, colui che voleva portare un'eguaglianza sociale che mancava, come vi dicevo, subito dopo il governo di Eisenhower. E questo sicuramente, questa sua grande intraprendenza e anche questo suo interesse, ad esempio, contro coloro che attaccavano i neri, gli afroamericani. Kennedy si dimostrava invece molto favorevole al dialogo. Ecco, questo sicuramente non produrrà delle grandi amicizie, soprattutto per i più nazionalisti tra gli americani, ed è considerato uno probabilmente dei motivi della sua morte. Poi su Kennedy si potrebbe fare una lezione intera, perché ovviamente è ricordato come un grande presidente, un po' un esempio per gli Stati Uniti, ma come tutti gli uomini, in realtà c'erano dietro tanti interessi politici della sua famiglia. È una storia molto complessa quella dei Kennedy, sia come famiglia sia anche lui come presidente, però sicuramente è stato un presidente che ha cambiato, che
il volto della presidenza in generale, un sacco di politici l'hanno poi preso come esempio, non solo americani ma anche europei, perché ha rappresentato un po' un cambiamento radicale del fare politica, anche del modo in cui ci si rapporta alla popolazione con cui si va a parlare. Un'attenzione più al campo sociale che prima non c'era, e anche un'attenzione verso quello che era il dialogo con la parte, potremmo dire, contrastante, ossia la Russia. Khrushchev, infatti, dalla sua aveva cercato un processo di destalinizzazione, cioè aveva cercato innanzitutto di eliminare quella parte che secondo lui non andava bene nella società russa, eliminando i gulag e riformando la polizia segreta, creando il KGB che faceva riferimento direttamente al governo. In più ha cercato di bonificare alcune zone vergini in modo da allargare l'agricoltura, di potenziare l'agricoltura russa, anche se questi elementi economici non erano bastati alla Russia per superare di gran lunga la potenza americana. In più c'era una maggiore libertà, minima, perché il dottor Zivago di Pasternak, ad esempio, non verrà pubblicato, c'era comunque un controllo, però si cominciano proprio a creare sotto il governo di Khrushchev dei primi gruppi di intellettuali dissidenti. I due cercano negli anni 60, nei 3 anni in realtà di pochissimo governo di Kennedy, di avere un dialogo, di cercare di trovare un compromesso perlomeno. E riusciranno a dialogare molto spesso, ma entreranno anche in contrasto. Questo perché la Russia sotto Khrushchev non si interessava più solo all'Europa, cosa che aveva fatto Stalin, che aveva voluto il controllo di alcuni territori, ma si interessò ad esempio per la prima volta anche al resto del mondo, partecipando alla vita internazionale e appoggiando quegli stati che erano di matrice per lo più comunista o che comunque si mostravano in contrapposizione ai governi di matrice occidentale, potremmo dire statunitense. Un fatto eclatante è la crisi a Cuba. Nel 59, infatti, sapete che Cuba aveva in qualche modo tentato di ribellarsi alla potenza statunitense che era lì, che puntava l'isola. E nel 62 addirittura ci fu un lungo gioco di potere tra Khrushchev, che aveva posizionato i suoi missili sugli Stati Uniti, perché comunque Cuba era uno stato comunista, e gli Stati Uniti che riuscirono a vincere il braccio di ferro, si riuscì ad arrivare a un accordo tra le parti, permettendo insomma a Cuba di avere la propria libertà, ma comunque con un controllo americano. Questo dimostrò che i due poteri erano inevitabilmente uno contro l'altro, e questo dialogo diventava fondamentale tra le due parti, ma che la politica di distensione era in realtà una politica fittizia, perché i due paesi, quando entravano in contrasto su un argomento, ecco, quello poteva portare poi a uno scoppio di attriti tra le due parti. Un'altra figura sicuramente fondamentale che aiuterà poi i due paesi a dialogare anche tra di loro durante la crisi cubana è il personaggio che vedete al centro, cioè Giovanni XXIII, Papa Roncalli. Papa italiano, uno degli ultimi papi italiani e che ci sono stati. Ha governato pochissimo lo soglio pontificio perché in realtà è stato eletto molto anziano, ma è stato un papa dirompente perché è riuscito a cambiare tanto. Col concilio ecumenico che ha fatto, ha intrapreso un dialogo tra le varie chiese e ha cercato di cambiare la dottrina e anche l'evangelizzazione, cercando di andare più vicino alla popolazione, ad esempio eliminando la messa in latino, che non tutti lo conoscevano e quindi non era facile da capire, ma cercando anche di dare alla Chiesa un aspetto sociale, quindi di avvicinare la Chiesa, ad esempio, ai lavoratori, dando sempre più maggiore rapporto tra la figura ecclesiastica e i credenti. È stato un papa che è stato
avevo, mi dicevo, con un mandato brevissimo, ma che ha cercato di, nel suo piccolo, fare delle grandi e importanti riforme. Il Concilio Ecumenico è stato sicuramente quello più importante, ma ha cercato con la sua semplicità di uomo di campagna di trovare a far provare anche a far dialogare dei potenti del mondo, quindi pensate che è stata una figura molto molto importante ed esserne comunque fieri perché è stato, come vi dicevo, uno degli ultimi papi italiani, quindi comunque, seppur per poco, ha mostrato la sua validità. L'Europa in questo momento poi, quindi si trova, come vi dicevo, divisa sotto due fronti. Oggi affrontiamo solamente il fronte dell'Occidente. Infatti, nasce la cosiddetta CECA, che era sostanzialmente la Comunità Europea, del Carbone e dell'Acciaio. Era una comunità che i primi firmatari sono nel 51 gli stati che vedete qui: l'Italia, la Francia, il Belgio, l'Olanda e la Repubblica Federale Tedesca. Era una comunità che aveva uno scopo economico di controllo dell'acciaio e del carbone, in modo anche da riuscire a avere degli scambi tra questi stati. Successivamente nascerà la CE, che è la comunità europea, diciamo, la comunità CEE, Comunità Economica Europea, che aveva il compito di controllare, come vi dicevo, il rapporto tra queste democrazie, anche per il libero scambio, per cercare di avere un rapporto a livello economico tra questi inizialmente questi sei stati. All'interno vi era un consiglio formato dai rappresentanti degli stati, una commissione, che era, diciamo, il vero e proprio organo governo di questa comunità. E poi vi era il Parlamento, dove vi erano anche qui i rappresentanti degli stati eletti. E la cosa interessante è che poi sarà, diciamo, il primore della nostra comunità europea, ma era proprio l'intento di creare una comunità economica europea, in modo che si arrivasse a un qualcosa di simile e che aiutasse i vari paesi a commerciare tra di loro. La prossima settimana vedremo quello che accade invece nel settore orientale dell'Europa.